Dopo aver parlato tanto di matrimonio, non ci resta ora che parlare delle coppie di conviventi. Sapete tutti che una legge entrata in vigore proprio qualche anno fa, meglio nota come legge Cirinnà, ha disciplinato questa materia con profonde novità per le coppie di fatto. Ed allora è bene sapere quali sono i diritti e i doveri in caso di convivenza con un'altra persona, come ci si tutela e quali rischi si corrono. Faccio una premessa a onore e gloria di mia moglie. Tra convivenza e matrimonio non c'è alcuna differenza se la persona che avete accanto è una grande persona. Ed allora il matrimonio non dovrà neanche preoccuparvi così tanto come gli altri dicono, perché anzi potrebbe essere davvero il momento in cui potrete costruire qualcosa di serio. La vita stessa diventerà una costruzione e, come tutte le costruzioni che crescono nel tempo, diventa una fortezza. Questo appunto non dipende dal vincolo giuridico che vorrete creare, ma dal rapporto che instaurerete, con la consapevolezza che il matrimonio, la convivenza con una persona, è sempre in parte una rinuncia a qualcosa di piccolo, se stessi, per avere qualcosa di grande, una famiglia. E allora, amici, eccoci arrivati al capitolo tanto atteso. Quali sono i diritti e i doveri di chi va a convivere? Vi ricordo, prima di iniziare, di iscrivervi al canale e azionare la campanella qui sotto per restare aggiornati sulle prossime novità di carattere legale. Iniziamo col dire che per andare a convivere bisogna essere necessariamente maggiorenni. Inoltre, si può parlare di una coppia di conviventi solo se nessuno dei due è sposato o se, in caso contrario, ha divorziato. Ci sono tre gradini di convivenza. Il primo è quello della coppia di fatto. In questo caso si tratta di due persone che si amano e decidono di andare a convivere, siano esse eterosessuali o omosessuali. Non c'è alcuna registrazione dell'unione in comune. Non ci sono diritti né doveri. Il secondo gradino è quello della coppia di conviventi registrata in comune. Ciò avviene per acquistare una serie di diritti previsti dalla legge, di cui parleremo però a breve. A tal fine occorre presentare al comune di residenza un'autocertificazione nella quale i componenti della coppia dichiarano di convivere sotto lo stesso tetto. Il comune effettua di solito tramite i vigili urbani i necessari accertamenti e poi rilascia i certificati di residenza e di stato di famiglia che prendono atto di tale situazione. La terza e più pregnante forma di unione è quella della coppia di conviventi che stipula un contratto di convivenza, con cui prendono una serie di obblighi giuridici di cui parleremo più in là. Iniziamo col dire le principali differenze tra coppie sposate e coppie di conviventi. Come sapete, le coppie sposate sono legate dall'obbligo di fedeltà e di convivenza. Chi tradisce l'altro o se ne va sul più bello di casa senza una valida ragione per non tornare più, subisce il cosiddetto addebito. Viene cioè ritenuto responsabile per la fine dell'unione e a causa di ciò non può più ricevere l'assegno di mantenimento neanche se disoccupato. Nelle coppie di fatto invece non c'è alcun obbligo di fedeltà e di convivenza, quindi non ci sono conseguenze per chi ha un amante o per chi lascia l'altro sul più bello. Inoltre, nelle coppie sposate, se uno dei due coniugi muore, l'altro gli è necessariamente erede e ha diritto a una quota minima del patrimonio del primo. Questo stesso diritto non spetta ai conviventi, per cui l'unico modo per rendere erede il proprio convivente è citarlo nel proprio testamento. Allo stesso modo, al convivente non spetta la pensione di reversibilità dell'ex. A differenza del matrimonio, tra i conviventi di fatto non vi è comunione dei beni. I partner possono regolare i loro rapporti economici solo con contratti di convivenza. Ultimo aspetto fondamentale è che nelle coppie tra conviventi non è mai previsto l'assegno di mantenimento all'ex partner, al di là delle ragioni per cui la coppia si separa. Veniamo ora alle similitudini tra conviventi e coppie sposate. Anche per i conviventi spetta l'obbligo di riconoscere e mantenere i figli fino alla loro indipendenza economica. Anche per i conviventi, inoltre, c'è un obbligo morale e giuridico di prendersi cura del partner e di assisterlo. Da ciò deriva anche il fatto che eventuali elargizioni fatte durante la convivenza, come i soldi per la gestione quotidiana della famiglia, non possono essere chiesti indietro in caso di cessazione della convivenza. Così può succedere che uno dei due partner si prenda cura dell'altro, lo mantenga e lo assista. Ebbene, questi non potrà mai ottenere la restituzione di tali somme. Vediamo ora quali sono i diritti di quelle coppie di conviventi di fatto che non hanno registrato l'unione in comune, la prima delle tre categorie. La legge non prevede nulla in loro favore, ma a stabilire alcuni diritti ci hanno pensato i giudici. Ecco quali sono.
Se la coppia ha figli minorenni, in caso di separazione essi vengono affidati ad entrambi i genitori e l'affidamento condiviso. I bambini o i ragazzi abiteranno con uno solo dei genitori e l'altro avrà il diritto di incontrarli, il diritto di visita. Entrambi i genitori dovranno occuparsi del mantenimento e dell'educazione del figlio. Sempre in caso di separazione, il partner proprietario della casa non può costringere l'altro ad andarsene senza dargli il tempo di organizzarsi. Se passa troppo tempo, non può cacciarlo di casa, ma deve rivolgersi al giudice. Se la casa è in locazione e il componente della coppia a cui è intestato il contratto muore, l'altro può subentrare nel contratto. In caso di morte di uno dei due conviventi causata da fatto illecito di terzo, il superstite ha diritto al risarcimento del danno a condizione che dimostri il vincolo affettivo con il partner deceduto. Se uno dei due maltratta l'altro, si può configurare a suo carico il reato di maltrattamenti in famiglia. Entrambi i componenti della coppia, essendo uniti da un vincolo affettivo, devono contribuire al mantenimento l'uno dell'altro. Non si tratta di una norma scritta, ma di un'obbligazione naturale, vale a dire di un obbligo di carattere economico che, anche se non contenuto in una legge, si ritiene giusto osservare. Pertanto, se uno dei due si rifiuta di contribuire economicamente alle necessità della coppia, l'altro può denunciarlo per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e chiedere magari il risarcimento dei danni. I conviventi di fatto che formalizzano la loro situazione in comune hanno molti più diritti di quelli che non si sono registrati. Ecco quali sono. In caso di malattia o di ricovero di uno dei due, l'altro ha il diritto di fargli visita, di assisterlo e di accedere alle sue informazioni personali. Ognuno dei due partner può indicare il proprio partner come rappresentante affinché prenda importanti decisioni in caso di malattia che comporti un'incapacità di intendere o di volere, oppure nell'ipotesi della morte. Pensate all'accettazione di terapie suggerite dai medici, oppure in caso di morte alla donazione degli organi, alla cremazione o ai funerali. Ognuno dei due partner ha diritto di visita in caso di carcerazione dell'altro. Se uno dei due partner è titolare di un'impresa familiare, l'altro può partecipare alla sua gestione ed ha diritto a una parte degli utili. Inoltre, ha diritto, in proporzione al lavoro svolto all'interno dell'impresa, a una quota dei beni acquistati con gli utili e degli incrementi dell'azienda. In caso di morte di uno dei due partner, causata per colpa o dolo di una terza persona, il convivente ha diritto al risarcimento del danno, così come previsto anche per i coniugi. L'ipotesi tipica è quella di un incidente stradale. Se muore uno dei due partner, che era proprietario della casa familiare, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per 2 anni. Se la convivenza durava da più di 2 anni, questi vi può abitare per un numero di anni pari a quelli della durata della convivenza e comunque al massimo 5 anni. Se la casa è in affitto, in caso di morte di uno dei due partner, l'altro può, se vuole, succedergli nel contratto. Se uno dei due partner viene dichiarato interdetto o inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato suo tutore, curatore o anche amministratore di sostegno. Sia i conviventi che le coppie di fatto possono poi regolare i loro rapporti economici con un apposito contratto che è chiamato contratto di convivenza. Uno degli aspetti più interessanti del contratto di convivenza è la regolamentazione della casa. Così, ad esempio, il titolare di un immobile potrebbe, con il contratto di convivenza, riconoscere al proprio compagno, ovviamente alla compagna, una quota dell'immobile o il diritto a viverci per un certo numero di anni o addirittura vita natural durante. Con il contratto di convivenza si possono poi regolare le spese da sostenere per l'interesse comune. Così i due partner potrebbero stabilire di attingere da un conto corrente comune su cui versare una percentuale dei propri stipendi, oppure potrebbero concordare di ripartire equamente le spese quotidiane per la famiglia, oppure uno dei due conviventi potrebbe assumere l'onere di mantenere l'altro a fronte dell'impegno da parte di quest'ultimo di badare alla casa. Nel contratto di convivenza si può anche prevedere l'istituzione di una comunione dei beni, proprio come avviene tra coppie sposate. In tale ipotesi, tutti i beni acquistati dopo la stipula del contratto di convivenza saranno di proprietà comune e in caso di cessazione della convivenza dovranno essere divisi. Un'altra clausola che può essere inserita nel contratto di convivenza è quella che prevede il pagamento di un assegno di mantenimento in caso di cessazione dell'unione. È possibile anche, al posto dell'assegno periodico, prevedere una somma unica da versare in un'unica soluzione o magari il trasferimento di beni mobili, immobili o di titoli di credito. Sempre per l'eventualità della cessazione della convivenza, si può regolare la sorte della casa, prevedendo magari un periodo di tempo durante il quale l'ex partner potrà continuare ad abitarci finché non troverà un nuovo alloggio.
Si può allo stesso modo prevedere un mantenimento minimo per i figli, ma mai l'esclusione totale. Questa è la legge. Angelo, questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.